Senior Radio, la voce degli anziani. Buon pomeriggio e ben trovati a tutti da Paolo Andruccioli su Radio Articolo 1 per la trasmissione di oggi di Senior Radio, la prima di questa settimana che avrà una programmazione diversa dal solito. Sono le 17, in regia Ivana Marrone, che saluto e ringrazio. E oggi vogliamo parlare di un argomento che riguarda l'estate, ma riguarda in particolare gli anziani, l'estate e lo sport. E lo facciamo con Ivano, il collega Ivano Maiorella del giornale Radio Sociale che abbiamo qui in studio. Buon pomeriggio Ivano. Buon pomeriggio agli ascoltatori. Grazie di essere qui e vi ricordiamo che se siete a Roma potete seguirci in radio oltre che sul web anche sulla modulazione di frequenza 103 e 300. Se volete mandarci una mail, il nostro indirizzo è segreteria@radioarticolo1.it, il nostro telefono 06 400 43376. Sono a vostra disposizione i nostri profili social ed è possibile scaricare la nostra app sugli smartphone. Quindi appunto con Ivano Maiorella e poi avremo degli ospiti al telefono. Vogliamo partire dalle iniziative, dalle numerose iniziative che si stanno svolgendo, si stanno già svolgendo e che sono programmate per questa estate, e in particolare quelle che organizza la WISP. Dalla regia ci dicono che abbiamo già Massimo Gasparetto, WISP Rovigo. Buon pomeriggio Gasparetto. Buon pomeriggio. E anche Francesco Magno della WISP di Martina Franca. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Eccoci, allora cominciamo da Gasparetto, un attimo solo per Magno, un attimo di attesa. Volevo chiedere a Rovigo che tipo di iniziative fa, più principale, diciamo, quello più emergente, oltre a quelle ambientali che purtroppo registriamo tutti i giorni, è quello della solitudine, quindi lo sport contro la solitudine? Lo sport in generale, la vita attiva, sì. Muoversi in compagnia è una delle condizioni che permette di invecchiare bene, di invecchiare in salute e di prolungare gli anni di vita in salute. È un po' quello che cerchiamo di fare con una serie di progetti piuttosto articolati che la WISP sta realizzando a Rovigo, ma direi anche all'interno del piano regionale di prevenzione, con molte iniziative che vanno dai gruppi di cammino alle nostre storiche e consolidate attività di ginnastica dolce, ma anche a quelle attività che chiamiamo attività fisica adattata che si svolgono a persone anziane che, in presenza di cronicità, di patologie croniche, quindi di secondarie, trovano le nostre proposte per si incontrare con altre persone e per poter fare attività fisica. Quindi, Gasparetto, non è solo un problema di attività fisica, diciamo, per le persone anziane che non hanno problemi, ma anche per persone che hanno problemi fisici. Sì, certo. Allora, è fondamentale che si muovano gli anziani, la vecchiaia non è malattia, no? Quindi certo. Gli anziani che stanno bene, è bene che continuino a muoversi con regolarità durante l'intero arco dell'anno e, diciamo così, un cambiamento culturale che è in atto in questi anni offre anche alle persone che non stanno bene, quindi che hanno mal di schiena o che hanno avuto patologie anche importanti come l'ictus o il Parkinson o anche altre patologie, di uscire di casa, di incontrarsi con altre persone anziane e di fare attività fisica. Questo per, diciamo così, non solo essere attivi vuol dire continuare a rendere le capacità residue delle persone il più possibile aperte al miglioramento nonostante l'invecchiamento. Certo. Gasparetto, io ti chiederei un attimo di pazienza perché volevo sentire adesso Francesco Magno di Martina Franca. Francesco Magno, a Martina Franca che fate? Che organizzate? Ci sono iniziative particolari o è, diciamo, la continuazione di quello che si fa durante l'anno in estate? Noi sostanzialmente la nostra esperienza è sovrapponibile a quella di Rovigo, per cui le attività che proponiamo durante l'anno sono esattamente quelle che ha già raccontato Massimo. Durante l'estate una delle attività che proviamo a proporre è quella di prolungare l'attività al mare e con l'attività dei gruppi di cammino sostanzialmente, perché oltre a un'attività prettamente di prevenzione medico-sanitaria e salutistica, una delle caratteristiche della nostra attività è quella di avere al centro dell'azione la persona e la sua interezza e l'intorno della persona, quindi tutto quello che c'è intorno.
Quindi una delle azioni fondamentali che noi andiamo a proporre non è tanto fargli fare l'attività per l'attività perché fa bene, ma fargli fare l'attività perché fa bene farla insieme agli altri, stare insieme, insieme anche ad iniziative un po' più di taglio culturale, dove ci si incontra per magari stare una serata insieme a mangiare le pizzelle piuttosto che a raccontarsi le storie. Ecco, queste sono le cose che in maniera collaterale all'attività sportiva si propongono per far sì che le persone si sentano pienamente protagonisti della loro età, del loro tempo, e che scambino socialità insieme agli altri. Sì, soprattutto appunto che stiano insieme. Va bene, io ti ringrazio molto, Francesco Magno, WISP di Martina Franca, magari torneremo a sentirci per altre iniziative. Adesso torniamo un attimo, buon pomeriggio Magno. Grazie anche a voi. E ringraziamo i nostri ospiti, abbiamo avuto al telefono Massimo Gasparetto, WISP Rovigo, e Francesco Magno della WISP di Martina Franca. Ringrazio Ivana Marrone in regia, un saluto a tutti, un ringraziamento da Paolo Andruccioli.